Ciao fuori classe, bentrovati! Oggi esploreremo il cuore della nostra Milano. Immaginate di essere in Piazza Duomo. Vi girate e ecco lì la Galleria Vittorio Emanuele II. Se la guardiamo bene, sembra essere progettata per somigliare proprio a un arco trionfale. È dedicata a Vittorio Emanuele II. Ecco lì la dedica, a Vittorio Emanuele II, i milanesi. Ma chi era Vittorio Emanuele II? Vittorio Emanuele fu il protagonista, insieme a Cavour e Garibaldi, dell'unificazione nazionale, dal 1861 al 1878, e fu il primo re d'Italia. Entriamo! La galleria un tempo non era che una semplice strada. Poi un giorno, nel 1860, il comune decise di farlo diventare un passaggio coperto che unisse Piazza Duomo con Piazza della Scala. Dopo 4 anni e vari concorsi, fu scelto l'ingegnere Giuseppe Mengoni. Oggi la galleria è il luogo simbolo della città, dove ci si può incontrare dopo il teatro per fare aperitivi. È luogo di moda e di editoria. Proprio per l'ambiente sfarzoso, elegante e ricco di prestigiosi negozi, bar alla moda e librerie, la galleria veniva soprannominata il Salotto dei Milanesi. Molti dei locali, bar e negozi del tempo sono rimasti fino ad oggi. Fra questi, il Savini, ristorante ufficiale del Dopo Scala, che aveva fra i suoi frequentatori Toscanini e la Callas. E poi il Biffi, antica e lussuosa confetteria di Sua Maestà. Le facciate interne, impostate su 3 piani più un mezzanino, presentano una decorazione piuttosto vistosa in stile rinascimentale lombardo. La posa della prima pietra venne ufficialmente celebrata il 7 marzo del 1865. Alla presenza dello stesso Vittorio Emanuele II e inaugurata nel 1867 sotto un infausto auspicio. Si narra che ai milanesi l'idea di questa nuova costruzione non piacesse proprio e quindi Mengoni, colto dalla disperazione, decise di suicidarsi gettandosi dalla cupola che lui stesso aveva progettato e schiantandosi al suolo il giorno prima dell'inaugurazione. Questo triste evento è oggi ricordato da 2 targhe presenti all'inizio della galleria verso Piazza Duomo. Nella galleria sono presenti diversi simboli e stemmi. Sotto la cupola, che si alza all'incrocio dei bracci fino a 47 metri, sono raffigurati a mosaico 4 figure che rappresentano i 4 continenti. L'America viene rappresentata come una figura femminile circondata da alcuni afroamericani e da un indigeno. L'Asia viene rappresentata seduta su un trono dove gli indigeni ed altri uomini da lineamenti asiatici la omaggiano con dei doni. L'Europa è raffigurata in abiti antichi, sorvegliata da un uomo alato che impugna un alloro. Infine, l'Africa è rappresentata in abiti tipici dell'antico Egitto ed è affiancata da un leone e un moro che le dona un fascio di grano. Nell'ottagono centrale, oggi luogo privilegiato per eventi e installazioni, è situato sul pavimento lo stemma dei Savoia, ex sovrani d'Italia, con croce bianca in campo rosso. Infine, a lato dello stemma dei Savoia, ci sono altri 4 stemmi che rappresentano le città che sono state sovrane del Regno d'Italia. Come fare a riconoscerle? Semplice, ognuna ha un simbolo che le contraddistingue. C'è il toro, per Torino. Il giglio rosso, per Firenze. La lupa di Romolo e Remo, per Roma. E lo scudo crociato, per Milano. Legata agli stemmi, abbiamo una simpatica tradizione milanese conosciuta in tutto il mondo per scacciare la sfortuna. Si dice che puntando il tallone sugli attributi del toro e facendo 3 giri su se stessi, la sfortuna sparisca e i sogni si avverino. Con questa bella trovata, nel corso degli anni, si è più volte formato un vero e proprio incavo nella pavimentazione, largamente riempito. Il pavimento a mosaico e le vetrate della cupola sono state gravemente danneggiate dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale.
cosicché il comune dovette provvedere al loro rifacimento, che fu molto rapido. Collegata con Piazza Duomo tramite la Galleria Vittorio Emanuele II, ecco Piazza della Scala, centro e cuore della scena operistica e teatrale di Milano e conosciuta in tutto il mondo. Questa piazza fu costruita nel 1858, circa 70 anni dopo l'inaugurazione del Teatro della Scala, e deve il suo nome alla chiesa di Santa Maria della Scala, che fu poi demolita nel 1776 per far posto all'attuale teatro. La piazza nasce dalla demolizione di diversi edifici che impedivano l'accesso diretto e frontale al teatro, a cui invece si poteva accedere tramite un ingresso laterale in via Manzoni. Ma al centro della piazza, a cercare di rubare la scena, c'è il genio dei geni, Leonardo da Vinci. Leonardo ha trascorso quasi 20 anni della sua vita qui, nella nostra città, dal 1482 al 1500. Fu Lodovico il Moro, signore di Milano e grande mecenate, a chiamarlo da Firenze. E Leonardo diede il suo meglio non solo come artista, ma anche come inventore e scienziato. In questo periodo dipinse opere importantissime. Molti degli scritti, dei disegni e delle opere di Leonardo li potete trovare qui, a Milano, nella Biblioteca Ambrosiana, dove è conservato il Codice Atlantico. Sono 1119 fogli in 12 volumi, un'opera vastissima, piena di scienza, arte e genialità. L'idea di realizzare una statua dedicata a Leonardo venne all'Accademia di Brera, che nel 1856 indisse un concorso per individuare uno scultore e un'opera. Vinse Pietro Magni, che realizzò la statua in marmo bianco di Carrara e in granito rosa di Baveno per il basamento. Ma se ci guardiamo intorno, questa non è solo un centro artistico e culturale, è anche un centro politico ed economico. Infatti, di fronte a noi vediamo Palazzo Marino, sede del Comune di Milano e casa del sindaco. E dall'altra parte la Banca Commerciale Italiana, oggi sede di due musei. Ecco perché questa piazza non è solo il centro culturale di Milano, ma anche economico e politico. Spero abbiate apprezzato questo breve viaggio nella storia e nel cuore di Milano. Speriamo di rivedervi presto. Un abbraccio, fuori classe!